Dovete cliccare su accetta. Ok, Filippo, parti pure. Bene, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo secondo incontro dei Giovedì del Parri. Stasera presentiamo un libro di Daniele Marchesini e Stefano Pivato, titolato Tifo, la passione sportiva in Italia, edito quest'anno dal Mulino. Vi passo a presentare rapidamente i due autori. Daniele Marchesini ha insegnato storia contemporanea all'Università di Parma. Ha pubblicato numerosi volumi col Mulino sulla storia dello sport in Italia. Ne ricordo alcuni: L'Italia del Giro d'Italia, Coppi e Bartali, che ha vinto anche il premio Bancarella, e poi Eroi dello sport, Carnera, fino ad altri volumi come Cuore e Motori, Storia delle Mille Miglia. Stefano Pivato è professore emerito di storia contemporanea presso l'Università degli Studi Carlo Bo di Urbino, dove è stato anche rettore. E fra i suoi interessi di ricerca, l'attenzione ai comportamenti collettivi degli italiani e all'immaginario politico del Novecento. Anche di Stefano Pivato ricordo, all'interno di una ampia, numerosa, diciamo pubblicazione, ricordo alcuni volumi che mi sembrano interessanti proprio alla luce della discussione e della presentazione che faremo fra breve. Forse uno dei suoi primi libri, La bicicletta, il sol dell'avvenire, tempo libero e sport nel socialismo della Belle Époque, questo è edito nel 92, più vicino a noi, che Bella Ciao, canto e politica nella storia d'Italia. E poi in anni recenti si è lodato Bartali, il mito di un eroe del Novecento, pubblicato con Castelvecchi a Roma, una storia dello sport in Italia, una storia sociale della bicicletta e uno degli ultimi, proprio la felicità in bicicletta. C'è molto ciclismo, come vedete, forse anche nelle stesse biografie dei nostri autori e sicuramente nei loro interessi di ricerca. E a discuterne stasera abbiamo chiamato due. Ah, scusate, ricordo anche, mi fa molto piacere ricordare, Stefano Pivato ha avuto un ruolo importante, molto attivo all'interno proprio dell'Istituto Pari, ha fatto parte a lungo del CDA, del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Pari, per cui anche per questo mi fa particolarmente piacere averlo di nuovo qui e lo saluto, diciamo, di cuore. E per discutere con loro del volume abbiamo chiamato due colleghi, due amici, due esperti appassionati anche di storia dello sport. Francesca Tacchi, che è docente di storia contemporanea all'Università di Firenze, dove insegna fra l'altro anche storia dello sport, oltre a storia contemporanea, è direttrice della rivista Passato e Presente. E vanta insomma, molti interessi di ricerca, storia delle professioni, storia dell'università, storia di transizione. Su questi ha pubblicato volumi importanti, ricordo velocemente Gli avvocati italiani dall'unità alla Repubblica, Eva Togata, donne e professioni giuridiche in Italia dall'unità ad oggi. E poi più recentemente ha sviluppato appunto un interesse per la storia dello sport, in particolare per il calcio femminile nell'Italia repubblicana. E su questi temi ha pubblicato numerosi contributi, direi soprattutto su passato e presente. E insieme a Francesca Tacchi, stasera interverrà Gianluca Pulvetti. Anche lui lo saluto con piacere, anche lui ha fatto parte del comitato del consiglio, scusate, d'amministrazione del Parri e vanta una lunghissima attività di collaborazione con gli istituti della Resistenza, è stato direttore dell'Istituto della Resistenza di Lucca. Gianluca Pulvetti insegna storia contemporanea all'Università di Pisa, ha approfondito in particolare la questione delle stragi dei civili in Toscana commesse dalle truppe di occupazione tedesche. Su questo tema ha scritto un volume molto importante, Uccidere i civili, le stragi naziste in Toscana 43-45.
È stato anche uno dei curatori del volume sull'Atlante delle stragi naziste e fasciste. Ha contribuito l'anno scorso ad una pubblicazione interessante sul caso Bartali, il caso Bartali, la responsabilità degli storici, insieme a Carla Marcellini, David Bidussa e John Foote. E anche Gianluca, almeno da quello che vedo su Facebook, è un ciclista, diciamo proprio, sono molte sue immagini con bici e caschetto, e a parte ora questa, scusate questa battuta che faccio, ma sono sia appunto Francesca Tacchi e Gianluca Pulvetti, due attenti studiosi dello sport e quindi due, direi, perfetti interlocutori per i nostri autori stasera. Seguendo, diciamo, un po' il nuovo trend, il nuovo corso delle presentazioni giovedì del Pari, abbiamo pensato ad un format più dinamico, per cui Francesca Tacchi e Gianluca Fulvetti porranno delle domande ai nostri autori e poi i nostri autori risponderanno via via alle domande, alle sollecitazioni. L'obiettivo è quello di chiudere tutto entro le 7. Poi comunque, se c'è ancora qua, se la discussione è interessante, se le persone collegate manifestano volontà di intervenire, possiamo andare avanti ancora per qualche minuto, direi non oltre le 7 e un quarto, ma insomma, diamoci una certa elasticità. Benissimo, io mi fermo qua, ho parlato anche troppo, di nuovo do il benvenuto a tutti e do la parola per prima a Francesca Tacchi. Prego, Francesca. Bene, grazie, salve a tutti, è un piacere rivedervi anche se siamo tornati allo schermo, all'online, che credevamo di aver abbandonato, invece no, ancora siamo in questa dimensione, però al di là di tutto è un piacere per me anche partecipare, anche perché appunto, il mio interesse per la storia dello sport è da tifosa appassionata, per rimanere in tema del libro. Da sempre, da studiosa da un po' di tempo, diciamo così. Dunque, entro subito nel merito, no? Di questo libro, che è un libro particolare, a mio modo di vedere, perché è un libro a due mani, no? Dove non si dice al lettore, nell'introduzione, chi ha scritto cosa, anche se conoscendo i lavori precedenti di entrambi, che sono stati ora richiamati anche da Filippo in parte. Questo si può intuire, no? Si può immaginare chi ha approfondito più una parte rispetto ad un altro, anche perché il libro c'ha, io credo sia così anche per presentarlo, no? A chi ascolta e magari non ha avuto modo di vederlo, ha un andamento che è più tematico, diciamo, che cronologico. E i temi trattati sono tantissimi, dall'analisi linguistica di come il termine tifo proprio entri nell'uso comune, no? A significare il passaggio da un campo che è quello, come dice il titolo di un capitolo, dal diletto alla passione, a quello più riconoscibile, forse anche più noto, no? Dello sport come fenomeno di massa. Ecco, a questo proposito poi sono dati qui vari esempi, dai luoghi di culto e poi luoghi della memoria, allo sport come veicolo identitario, ad esempio per gli emigrati, alla dimensione divistica del campione sportivo, le lettere che ricevono, ai modi di raccontarlo, dalla letteratura alla musica. Come dicevamo, abbiamo pensato di sollecitare gli interventi degli autori con alcune domande, fra virgolette, un paio a testa, diciamo, se il tempo ce lo consente. E inizio subito con la domanda più classica, cioè qual è stata la molla di questo libro? In che senso? È evidente che questo lavoro si lega, è profondamente radicato nei vostri precedenti interessi, ma a mio modo di vedere, ne parlavo stamattina appunto anche con Gianluca Fulvetti, mentre così ci organizzavamo per questa chiacchierata, ci sembra anche un passo in avanti sul piano della conoscenza, innanzitutto, ma anche dello stimolo a studiare e a raccontare la storia dello sport in Italia, una storia dello sport che ormai, è sufficientemente matura e consistente rispetto al passato.
raccontarlo da punti di vista più articolati e più specifici, che forse finora sono stati sondati più in campo sociologico che storico, mi viene da dire. Infatti, la storia del tifo, o meglio, sottotitolo del libro, della passione sportiva in Italia, rinvia infatti a una storia che non è solo storia politica, ma è anche e forse soprattutto storia sociale, culturale, o come si potrebbe dire anche seguendo così un po' anche le mode, tutto sommato, possiamo dire, della storia delle emozioni. Quindi la prima domanda è la molla, ecco, che vi ha spinto a scrivere questo libro insieme. Chi risponde per primo? Ecco, certo. Chi risponde? Posso cominciare io? Bene, vai Daniele. Dopo tu intervieni quando ritieni necessario e integri. Ma dunque, certamente alla base ci sono gli interessi dei due autori che, come è già stato ricordato, da tempo si dedicano alla storia dello sport. Dall'altro c'è anche una linea di tendenza, un'identità culturale della casa editrice, certamente. I libri nascono da una parte perché c'è un autore che manifesta certi interessi e che desidera esprimersi su certi temi, dall'altra però deve esserci necessariamente un editore che accoglie, che accetta e che è sensibile alla trattazione di certi interessi. Quindi noi da una parte e Mulino Bologna dall'altra. Poi c'è anche stata una situazione contingente, cioè forse a causa del Covid e dell'interruzione delle pratiche sportive, degli eventi sportivi secondo il calendario solito. È successo però che soprattutto nel corso del 21, tra il 20, il 21 e anche il 22 almeno, l'inizio del 22, si accumulassero una serie incredibile di eventi sportivi importanti e di successi, ecco, sportivi importanti dei colori italiani. Il campionato mondiale di pallavolo maschile vinto dall'Italia, c'è il campionato adesso in corso mondiale femminile, sempre di pallavolo. E campionati di nuoto, oltre naturalmente agli appuntamenti soliti, Giro di Francia, Giro d'Italia, e cose di questo genere. Ecco, direi che questo cumularsi di eventi sportivi e di eccitazione quindi collettiva intorno a questi eventi è stata forse la molla che ha fatto scattare con convinzione l'idea e il progetto di un libro come questo. Non so se ho Sì, no, risposto, magari Stefano può aggiungere qualcosa. hai detto benissimo. Secondo me sei stato un po' troppo aulico, nel senso che alla base del libro è vero, c'è l'interesse dell'editore, ma c'è un pranzo, lo ricorderai. Meglio, 2 anni fa noi fummo invitati a una conferenza proprio sul tifo, no? A due voci, e non ci eravamo messi neanche d'accordo sui temi da affrontare. Alla fine di questa conferenza, Ugo Bertici, al quale il libro è dedicato, ci invitò a pranzo, e nel corso del pranzo ci disse: tu eri molto riluttante, tra l'altro, no? Ci disse: perché non fate un libro sul tifo? L'idea è quella, ti parlo di 3 anni fa o due, adesso. E noi ci siamo. 20, 20. Com'è? Prego.
era il 20, 2020. Due anni fa poi. Per rispondere a Francesca, non c'è la divisione, intanto perché con Daniele ci siamo sempre intesi molto bene, poi perché, sai, di solito nei libri si dice da qui a qui ha scritto Tizio, da lì a lì ha scritto Caio, perché ormai non siamo più in età di concorso, queste sono cose che si fanno quando bisogna attribuire appunto le parti, no? E quindi ci siamo assunti la responsabilità del libro intero. Un'altra osservazione che devo fare, guardate, noi stasera ci sono due autori, Daniele Marchesini e Stefano Pivato, che da almeno un trentennio si occupano di storia dello sport, e c'è Filippo che ha appunto presentato l'iniziativa, ma ci sono altri due, appunto Francesca Tacchi e Gianluca Fulvetti, che si occupano di sport. Fino a 3-4 anni fa sarebbe stato impensabile mettere su un gruppo di questo genere. Perché? Ma perché non c'erano, senza offeso ovviamente, ma Francesca e Gianluca sono due neofiti della storia, neofiti rispetto a noi ovviamente, no? Noi abbiamo fatto questo convegno 2 o 3 settimane fa a Salerno, ci siamo tutti stupiti dei giovani, proprio, ci siamo tutti stupiti dei giovani e delle riviste che si occupano appunto di storia dello sport. Francesca è stato citato, appunto, la rivista che dirige, ma il dibattito, fra l'altro, fu avviato più di 30 anni fa con questo articolo, Le pigrizie dello sport, dello storico, lo sport fa ideologia, storia di emozioni, un sacco di riviste, ma anche riviste paludate, penso alla Rassegna Storica Toscana, che fa un numero monografico dedicato allo sport in Toscana. Quindi c'è un interesse inedito attorno alla storia dello sport che ci sta portando finalmente allo stesso livello degli stati esteri. Da noi ha sempre pesato molto questa ipoteca crociana, cioè la storia politica, la storia istituzionale. No? Mentre invece voi pensate che cos'è all'estero Ortega e Gasset, che fin dagli anni 30 sostiene appunto che lo sport è assolutamente una delle strutture fondamentali della struttura dello Stato. Penso a Homo Ludens, a Huizing, al quale dice che la sua teoria, che ovviamente noi condividiamo, è questa, che il gioco preesiste, l'homo ludens preesiste addirittura all'homo fabre. Ecco, in Italia noi stiamo finalmente colmando un vuoto, e lo stiamo colmando partendo anche, vuol dire, se andiamo a vedere l'indice del libro, in parte è stato ripetuto, cioè noi non parliamo solamente dei campioni, no, certo dei campioni, delle gare, ma anche di tutta una serie di fenomeni che sono collaterali appunto allo sport. Beh, pensiamo all'amore, abbiamo dedicato appunto, qui se ne è occupato in particolare, se ne è occupato Daniele, appunto al pettegolezzo sportivo, alle storie da Achille Varzi, soprattutto dire, la storia della quale lui si è occupato moltissimo, quella relativa a Fausto Coppi, no? Alla morte, cioè abbiamo intrezzato tutto, al grande Torino pensiamo, abbiamo intrezzato tutta una serie di temi, tu Francesca citavi prima la storia delle emozioni, certo, sfido chiunque a trovare nel corso del Novecento un'emozione che sta al pari di quella che suscita un incontro sportivo. No, io 2 settimane fa a Salerno appunto citavo come testo dal quale parte secondo me l'attenzione per la storia dello sport il testo di Musi, L'uomo senza qualità. Cioè Musi a un certo punto, questo che è considerato il capolavoro letterario del Novecento, assieme alla Recherche Proustiana e a pochi altri, che cosa dice? Beh, se l'eroe romantico dell'Ottocento è un eroe sconfitto, è un eroe suicida, è un eroe che viene mandato a morte, pensiamo a Cavaradossi, o che muore di tisi, no? Pensiamo al mal sottile. L'eroe del
positivo del Novecento è un eroe vincente ed è lo sportivo. Ecco, noi siamo partiti da questo assunto proprio. La storia dello sport non è, io lo ripeto fino alla noia, non è l'elencazione di record, di primati, di classifiche, ma è il tentativo di capire meglio la società entro il quale si sviluppa, dentro la quale si sviluppa la storia dello sport, appunto nel corso del Novecento. Quindi alla base c'è, alla base di questo libro, c'è, sostanzialmente ci sono le riflessioni di Musil che noi abbiamo cercato di estendere a tutta una serie di luoghi che non sono solo luoghi fisici, ma sono anche luoghi emozionali nel corso del Novecento, a partire dal gioco del pallone per arrivare, se permettete, fino a Silvio Berlusconi, ecco, alle manipolazioni della politica nei confronti dello sport, nella fattispecie del calcio, ma non solo. Grazie Stefano, hai reso molto bene l'importanza dello sport, dello studio dello sport e anche questo sguardo sulle nuove ricette. Io non ho partecipato al convegno di Salerno, ma avevo anch'io percepito il proliferare di studi di giovani studiosi appunto inerenti alla storia dello sport, e quindi è un panorama molto ricco e molto, molto vivace. E Gianluca? Sì. Allora, il libro, devo dire che è un libro che convince, come diceva già Francesca, i due autori ci arrivano come alle spalle una lunga serie di ricerche. È un altro pezzo di questo processo di sdoganamento della storia dello sport, che è stato un processo anche faticoso, insomma, anche all'interno della comunità scientifica, ce lo potrebbero raccontare loro, anche all'interno dell'università. Che funziona anche da un punto di vista narrativo, cioè perché c'è anche la dimensione del racconto all'interno del nostro mestiere. Secondo me è anche importante che questa dimensione del racconto, che si rivolge al grande pubblico, non soltanto agli specialisti, continuino a rivendicarlo gli storici di professione, perché se no, cioè, il racconto della storia sportiva la fanno soltanto i giornalisti, no? E quindi c'è anche bisogno di questo aspetto. Quindi lo storico non è uno storyteller, non è un Federico Buffa che in più conosce Hobsbawm e conosce Mark Bloch, ma insomma può raccontare la storia dello sport con le sue specificità, con le sue competenze. Quindi il libro funziona, io l'ho letto da studioso che si è interessato del tema soltanto di recente, insomma negli ultimi anni, e anche grazie all'amicizia con Stefano. L'ho letto anche come tifoso, come diceva Francesca, quindi sperimentando poi sulla mia biografia e su me stesso, insomma, gli aspetti che vengono fuori dal libro, che intreccia la storia culturale, si accennava alla storia delle emozioni, no? L'euforia per la vittoria, l'ansia prima dell'assistere a un evento sportivo, le lacrime dopo una sconfitta, insomma, le emozioni sono un vettore potente che ci aiuta a capire i comportamenti umani e i comportamenti delle masse, quindi come tale vanno studiate, insomma. E ha un aspetto poi dopo di storia sociale. Alla fine la storiografia dello sport nasce come storia sociale, come storia della come un pezzo, come una chiave, come insomma uno schermo attraverso cui leggere la storia della società italiana. E c'è un aspetto, insomma, che viene fuori, che mi ha colpito, quelle che sono le pratiche sociali legate al tifo. Pratiche sociali di consumo dello sport che il libro prende in esame, e i due autori ci mostrano come da questo punto di vista lo scarto in queste pratiche sociali che diventano di massa lo collochiamo negli anni 20 e negli anni 30, che poi è il cuore, diciamo così, l'avvio del processo di sportivizzazione della società italiana. Ci sono delle parti di grande interesse e curiosità, insomma, no? I due autori vanno a cercare degli indizi rivelatori di come la pratica sociale dello sport attraverso i tifosi, diciamo così, diventa di massa. La questione dei nomi, su cui Pivato ha un interesse di lungo periodo. Perché negli anni 20 e negli anni 30 si comincia a dare nomi alle figlie e ai figli di Isotta, che è un modello di un'auto, Nedo, che è Nedo Nati, e naturalmente Tazio, e poi nel dopoguerra Fausto, Gino, Omar, richiamando a Sivori, che sono, ripeto, insomma, è una parte interessante
Io ho sperimentato una cara amica che è nata nel 1983 che si chiama Azzurra, e mentre leggevo il libro l'ho incrociata e le ho chiesto: ma i tuoi ti hanno dato quel nome nell'83 perché c'era la Coppa America che diventa, insomma, che acquisisce una dimensione mediatica alla TV, e lei mi ha confermato: sì, mio padre il nome me l'ha dato proprio in conseguenza di quell'aspetto, insomma. E sono pratiche sociali che poi da lì si rafforzano, perché negli anni 20 e negli anni 30 c'è anche uno scarto massmediale all'interno della società italiana. Arriva la fotografia e quindi i campioni vengono visti, e quindi lì il processo di identificazione è ancora più stretto. Poi arriva la stampa che racconta lo sport in termini di epica, no? I giornalisti sono un agente straordinario da questo punto di vista della diffusione del tifo nel paese, e poi la radio e la televisione. Quindi è un percorso di lungo periodo che intreccia il consumo di sport da parte dei tifosi con l'evoluzione della società italiana, l'Italia del miracolo, il consumo, l'avvento della società di massa, no? Se ci pensiamo, gli stadi, che sono uno dei luoghi del consumo sportivo, diventano anche uno dei luoghi di un altro fenomeno della cultura di massa, che è la musica. C'è la foto forse più iconica, che è Mick Jagger al Comunale di Torino l'11 luglio dell'82 sul palco con la maglia italiana, la sera c'è la finale che dà proprio l'idea di questo intreccio. Quindi anche questo aspetto, come dire, non soltanto della storia culturale, ma delle pratiche sociali, ecco, è un elemento che valorizza sicuramente il libro, e, ecco, che mi sento, insomma, di sottolineare. Sì, sentiamo i due autori, Stefano Pivato e Daniele Marchesini, rispetto a queste osservazioni di Gianluca. Prego. Ma sì, tutto giustissimo, anche perché la storia dello sport, la storia del tifo dello sport non può darsi senza il pubblico. Quindi senza l'attenzione del pubblico diventa l'oggetto da indagare nelle sue diverse manifestazioni quando ci si occupa di sport. Forse è per questo che siamo andati alla ricerca del consumo di sport dal basso. Il Covid ancora una volta ha segnato uno spaziato importante, perché ci ha mostrato a tutti come sia paradossale, ecco, lo svolgimento, l'esercizio dell'attività sportiva al di fuori dell'assistenza e della presenza del pubblico. Le immagini nel libro, ci sono alcune immagini, perlomeno c'è un'immagine di un incontro di calcio Bayern Monaco contro, non ricordo più chi, e si gioca in assenza di pubblico, mentre invece la partecipazione del pubblico è fondamentale in una ricerca come quella che noi avevamo in mente. E quindi ci sono non soltanto i campioni, non c'è soltanto, appunto, la ricostruzione degli albi d'oro, delle classifiche, ma c'è il modo in cui gli italiani, soprattutto gli italiani in questo caso, hanno seguito e si sono lasciati coinvolgere da questa passione collettiva. Quindi una passione collettiva che nasce anche nell'età più giovani, cioè si diventa tifosi anche partendo dagli anni più giovani. Ecco, allora i giochi con le figurine, per esempio, che tutti conosciamo e che tutti abbiamo utilizzato, oppure i giochi con le palline o con i tappini. Tra l'altro, ecco, strumenti di gioco
che i bambini e i ragazzi si costruivano, autocostruivano, oppure le letture, anche le letture scolastiche, o anche l'uso di strumenti scolastici fondamentali come il quaderno, ecco. Tutti oggetti che concorrono alla nascita, ecco, di una passione che poi con gli anni diventa quella che si riversa negli stadi o che si riversa lungo le strade di un paese, ma che non è soltanto quella, ecco, per il grande campione, o meglio, il grande campione è l'oggetto di questa passione. Il grande campione diventa l'eroe della società di massa. Una volta le mamme sognavano per le figlie un matrimonio ben fatto, ben riuscito, magari addirittura o con campioni o con campioni dello spettacolo o con teste coronate. Ecco, da un certo momento in avanti le mamme per le proprie figlie sognano un matrimonio con i campioni dello sport. E le vicende del pettegolezzo che invade tutta la nostra società, anche le ultime notizie riguardo a Totti o Ilari Blasi o Icardi e non mi ricordo più il nome esatto della sua ex moglie, ecco, sono a dimostrare che occuparsi, seguire con passione l'evolversi dello sport è importante, così come il manifestarsi dall'alto del campionismo. Ecco, i forti di foscoliana memoria, ecco, che spingono egregie cose, sono diventati i campioni sportivi a tutti i livelli della società, insomma, dai più giovani, dai bambini fino agli adulti. Grazie, Daniele. Stefano? Sì, riprendo alcune suggestioni sollecitate da Gianluca. Intanto, perché non si può, non ci dobbiamo occupare di storia dello sport, se non altro perché è una cosa che io vado dicendo spesso, ma spesso non ce ne rendiamo conto. Io credo che non esista al mondo una realtà dove lo sport ha una presenza così piena, così ossessiva come in Italia. Un dato solo, 3 quotidiani sportivi, fino a poco tempo fa 4. In nessun altro paese del mondo esistono 3 quotidiani sportivi, la Francia ne è uno, per citare una nazione molto, molto sportiva, la Germania non ne ha, l'Inghilterra neppure. Ecco, quindi basterebbe solo questo per spiegare perché è giusto occuparsi della storia dello sport. E questo lo dico perché appunto Gianluca citava il ruolo che hanno i giornalisti. Infatti, i giornalisti sono stati i primi, penso alla storia del calcio di Ghirelli, appunto negli anni 50, a porre l'attenzione sull'importanza di studiare lo sport non dal punto di vista cronachistico, ma dal punto di vista storico. E poi l'intreccio con la politica. Noi proviamo a leggere, no? Cioè gli storici contemporaneisti dicono appunto che, giustamente, il Novecento è il secolo della società di massa. Proviamo a vedere, l'educazione fisica nasce appunto con i liberali, sono i governi liberali che promuovono l'educazione fisica. Con quale intento? Con l'intento di, si arriva all'unità nel 1861, no?
ci si accorge di che cosa? Ci si accorge che c'è il servizio militare obbligatorio, ci si accorge che gli italiani sono un popolo di rachitici, di scrofolosi, sono un popolo soprattutto di riformati, quindi non hanno, c'è il pericolo appunto che non riescano a difendere i confini appena conquistati con il raggiungimento dell'unità d'Italia. Ecco qui allora l'educazione fisica nelle scuole. L'educazione fisica è un tipo di educazione legato appunto al mondo liberale. Nel Novecento, con la nascita della politica come fenomeno di massa, i socialisti, i cattolici scoprono appunto lo sport come strumento aggregante, come strumento anche educativo. Pensiamo, certo, i cattolici inizialmente sono molto, molto diffidenti, ma poi si accorgono che inizialmente ci sono delle avanguardie molto, molto che sono guardate con molta diffidenza, ma poi, voglio dire, un personaggio come Luigi Zetta, che è quello poi che si inventa il mito di Bartali, no? Trasmetterà nel secondo dopoguerra, ecco, questa ideologia, cioè lo sport che deve trasmettere, lo sport deve trasmettere la forza, bisogna insegnare i cattolici a essere leoni, e questo essere leoni lo può insegnare solo lo sport, che abitua a che cosa? Al competitivismo, alla sfida, no? E poi nel dopoguerra, perché no, non mi dilungo, voglio dire, la grande disputa fra lo sport professionistico e lo sport dilettantistico sostenuto sostenuto appunto dalle sinistre. Non dimentichiamo, fra l'altro, per sottolineare, che vuol dire, il primo modello al mondo dell'utilizzo dello sport come strumento del consenso è il fascismo. Il fascismo insegna al regime hitleriano, insegna anche all'Unione Sovietica, agli stati socialisti, proprio a fare dello sport che cosa? Cioè a vincere non tanto per una medaglia, a vincere per una bandiera, per un'idea. Pensiamo alle Olimpiadi. Le Olimpiadi, vuol dire, nel dopoguerra non sono solo una sfida sportiva, ma sono la sfida del sistema capitalistico sostenuto dall'America contro il sistema comunista, sostenuto ovviamente dall'Unione Sovietica. Quindi ci sono delle lotte all'ultimo feroci per arrivare primi nel medagliere. Oppure pensiamo alla DDR, a questo Stato che inventa il doping, inventa il doping di Stato. Ecco, basterebbe questa notazione, cioè è enorme, voglio dire, è grandissimo, è vasto l'interesse della politica nei confronti dello sport. E poi c'è voglio dire, appunto, l'aspetto, diciamo, sociale. Noi abbiamo dedicato molto spazio alle lettere dei tifosi. Vuol dire, si sono studiate le lettere dei grandi statisti, si sono studiate le lettere che si scambiavano i religiosi, il personale religioso in Italia all'inizio del Novecento. Si sono studiate le lettere dei fanti durante la Prima Guerra Mondiale, ma perché non studiare le lettere che i tifosi scrivevano appunto ai loro idoli, a Coppi, a Nuvolari? Guardate che questa è secondo me una pista da perseguire, perché sono a parte alcuni archivi come quello di Nuvolari che è conservato nell'archivio di Stato di Mantova, ma oppure l'archivio Pozzo a Torino che è conservato dall'archivio di Stato, ci sono tantissimi archivi sparsi. Se poi andate una riprova a vedere l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, che sono questa raccolta bellissima di 9.000 diari, ci sono moltissime emozioni espresse che si esprimono attraverso appunto lo sport. Oppure pensiamo anche a quanto uno sport come l'automobilismo, la mille miglia per esempio, a quanto ha contribuito alla modernizzazione del paese. Moltissimo. La mille miglia nasce nel 1927, si disputa fino al 1957. La mille miglia porta, c'è quel fotogramma meraviglioso di Federico Fellini che si immagina adolescente, no, si immagina
conquistare il cuore dell'amata che lo respinge, va, immagina di essere un concorrente della Mille Miglia e di andare sotto il suo balcone. Ma la Mille Miglia porta in giro per l'Italia l'idea della modernizzazione. Le auto, intanto, appunto, veniva citata Lisotta, pensiamo alle Ferrari, ma anche le strade. Il regime fascista dimostra al mondo che l'Italia è un paese moderno, che è tecnologicamente avanzato, veloce, certo ci sono le auto, ma non solo, il regime poi promuove soprattutto la velocità, pensiamo agli aerei, pensiamo alle navi, pensiamo a Mussolini che si fa ritrarre in mille pose, soprattutto negli sport motoristici, ecco Mussolini, questo sembra aver ereditato proprio la passione futuristica per le macchine. Quindi è un interesse veramente enorme. Veniva, Gianluca, citavi la fotografia, no? Ma qui un capitolo che manca, ce ne sono tanti che mancano, dico, ovviamente di aspetti, ma all'arte, pensiamo all'arte e allo sport, cioè, a come i futuristi appunto fanno, no? Trasmettono l'idea della velocità, soprattutto attraverso la bicicletta prima, poi attraverso l'aereo. Quindi incrocia, diciamo così, un fenomeno come quello della passione sportiva. Io preferisco usare proprio l'espressione passione sportiva piuttosto che tifo. Incrocia tantissimi aspetti, ecco, della storia politica e della storia sociale italiana. Sì, grazie Stefano, l'hai reso molto bene, quindi l'importanza dello sport, attraverso il prisma dello sport, appunto, conoscere, leggere, conoscere la storia italiana, ma come tu hai fatto anche altri esempi, la storia europea, la storia mondiale, no? La guerra fredda, prima hai fatto molti esempi, la DDR, eccetera, quindi davvero molto, molto ricco questo punto di vista, secondo me molto produttivo. E vedo, abbiamo ancora almeno un quarto d'ora, per cui so che Francesca, Gianluca dovrebbe avere ancora una cartuccia, no? Quindi vi prego di spararla velocemente, ma insomma. Vado io? Come... Ah, vai Francesca. Va bene. Beh, in parte è già stato ricordato che nel libro c'è tanto ciclismo, c'è tanto automobilismo, c'è tanto pugilato, e... però per i motivi che sono stati anche ricordati. C'è anche forse meno calcio e più in generale sport di squadra, anche per appunto per i motivi ricordati, cui si è soliti associare, e non da oggi insomma, il fenomeno del tifo. E io credo che non sia un caso, ma magari chiedo conferma agli autori, che si dedichi, salvo un'ultima parte rapida nel capitolo sulla violenza, che è un elemento del tifo, e poi nel capitolo finale sulle ideologie, no, della passione sportiva, che si dedica uno spazio tutto sommato circoscritto al fenomeno ultra, in generale alla dimensione politica e sociale del tifo. Cioè voi dico, appunto uso il plurale, che sottolineate giustamente, facendo vari esempi, no, che lo sport e il tifo in certe circostanze storiche, ma più in generale direi quasi sempre, è anche un vettore di identità politiche, che si è espresso di retoriche nazionalistiche, diciamo così. Ma il tifo, a mio parere, è anche da un lato un fenomeno sempre più globale. Penso ad esempio, per quanto riguarda, no, le pratiche sociali, al ruolo della rete e dei social per quanto riguarda la fruizione dello sport. E dall'altro però, non è un paradosso secondo me, è anche espressione di un radicamento sul territorio che va al di là del classico campanilismo, no, delle tifoserie, che poi si sostanzia anche in comportamenti sociali e quindi politici, che non sono, a mio parere, e questo volevo chiedervi appunto, tutti riconducibili al fenomeno della violenza negli stadi, della violenza in generale. Faccio un esempio concreto, penso al valore dello sport popolare, non solo del calcio, in generale come elemento di integrazione, di aggregazione sociale, con un proprio bacino di tifosi,
che non è indifferente. E visto che ho la parola, ne approfitto per fare anche l'ultima domanda, no? Quindi da un lato questa dimensione nazionale, globale, ma anche locale, e diciamo il fenomeno del tifo organizzato, e dall'altro, come potete immaginare, se no sarei deludente da questo punto di vista, e a me sembra che nel libro sia riservato alle donne uno spazio, diciamo così, beh, diciamo residuale, vai, voglio essere un po' provocatrice, cioè come compagne, come freno alla vita dello sportivo, o come autrici delle lettere ai campioni, questo filone di studio, no, molto interessante, sulle lettere ai potenti, che rinvia alla storia della mentalità, no? Dal Presidente della Repubblica al cantante o al divo cinematografico all'eroe sportivo. Io credo che le donne rappresentino una fetta importante e attiva del mondo dello sport, sia come praticanti ma soprattutto come consumatrici e come tifose, e che oggi forse sia difficile anche connotare dal punto di vista del genere il tifo. Quante donne tifano campioni sportivi maschili e viceversa. Ecco, non so se voi concordate su questi due aspetti o se avete opinioni diverse, ovviamente. Posso, Daniele? Posso intervenire io per primo, Daniele? Ma prego, prego. No, io... Sono te. Com'è? Vado? No, va bene, dicevo. Sì, fai, dai. È vera questa cosa dello sport femminile. Stiamo però attenti, Francesca, cioè a non commettere un errore di prospettiva, che è lo stesso che rischiamo di commettere quando parliamo degli ultras, perché qui entriamo veramente nel campo della sociologia dello sport. Lo sport femminile ce n'è poco, sicuramente, ma teniamo presente che è solo negli ultimi 2 o 3 anni che lo sport femminile è diventato un fenomeno rappresentativo all'interno del mondo sportivo. È del 1972, se non sbaglio, la prima medaglia nel nuoto con Novella Caligaris a Monaco, non vorrei sbagliare, no? Nel 1936 c'è un Di Navalla, però un fenomeno come quello della Pellegrini o della Compagnone, vuol dire si parte dagli anni 90, cioè degli anni 90, che è laddove noi ci fermiamo. Quindi se la storia della passione deve essere la storia per i grandi fenomeni, lo sport femminile ne soffre un po', insomma, rispetto a quella che è la passione. Io mi sono letto molto torno appunto ai diari di Pieve Santostefano, no? Che ci parlano, appunto del tifo sportivo. Non ci sono testimonianze sullo sport femminile, no? È lo stesso perché giustamente dici, c'è molto ciclismo. Non dimentichiamo, no? È un tipo di ragionamento analogo, secondo me, cioè quello rischiamo di compiere un errore di prospettiva, nel senso che sì, il calcio, noi ci occupiamo di un secolo e mezzo circa, no? Ma voglio dire, fino agli anni 50 è il ciclismo lo sport più popolare in Italia, no? E quindi è gioco forza, voglio dire, è uno sport, io dico sempre, che parla dialetto, è uno sport per il quale esistono fanatismi, no? Pensiamo a Coppi e Barter, no? Io l'ho detto più volte, non mi ci soffermo, è la morte poi del grande Torino che inizia, questo anche secondo Lanaro, secondo tanti storici dell'età contemporanea, che inizia a spostare, poi c'è, vabbè, il fenomeno del Totocalcio, ecco, però vuol dire per almeno 60-70 anni, no? La storia dello sport la facciamo cominciare dagli anni 80 dell'Ottocento, è il ciclismo, insomma, lo sport più, ecco. No, quello che voglio dire è questo, ecco, stiamo attenti a non commettere degli errori di prospettiva, cioè a trasportare delle passioni che sono di oggi agli anni precedenti. Io sono il primo a riconoscere, infatti avevo nelle lettere
aveva un appuntamento, poi è abortito perché ha avuto con Sara Simeoni, che mi ha promesso appunto di farmi vedere un archivio. Ci andrò prima o poi, perché questa è una sorta di risarcimento che devo al fatto di avere parlato, che tutti noi abbiamo parlato poco dello sport femminile. Però il problema è quello, appunto, che il tifo femminile è una cosa recentissima. Io lo colloco all'ultimo decennio, insomma, penso a Deborah Compagnoni, penso a Federica Pellegrini, certo gli sport di squadra, poi pensiamo alla pallavolo, insomma, ma sono tutti fenomeni recentissimi. Daniele, scusa. Sì, prego, prego. Stai Daniele. Parlando, io non sento più niente. Parli ancora? Sì, sì, vai, vai. Noi ti sentiamo. Ecco, forse dipende anche, adesso per ricollegarmi a quello che ha appena detto Stefano, dipende anche dagli sport praticati. Le donne praticano e soprattutto seguono soprattutto certi sport piuttosto che altri. È difficile trovare un tifo femminile in ambito, per esempio, calcistico. Ecco, è più facile invece seguire l'entusiasmo delle donne per uno sport come ti sentiamo più ora, Daniele, abbiamo perso, c'era un collegamento un po' debole anche prima, ora mi sa che è proprio andato via. Ora vediamo se riesce a rientrare, però io direi di proseguire, abbiamo ancora qualche minuto e se Gianluca vuole. Sì, la questione che ha posto Francesca la condivido anch'io, se ne potrebbe parlare a lungo, insomma, come sappiamo c'è stata una linea di genere difficile da superare nell'ambito sportivo, sia come accesso alla pratica e di conseguenza anche poi dopo come consumo di sport. Ecco, su questo devo dire la vedo un po' come lei. Ecco, se studiamo magari altri sport, in realtà, per esempio, l'esperienza dello stadio non è un'esperienza soltanto maschile, anche se bisogna aspettare, come dire, un mutamento dei rapporti di genere. Sicuramente gli ultimi 20 anni hanno cambiato il contesto, no? Quindi c'è l'altro libro che ha scritto Pivato con Paul Dieschi, che si chiude proprio sulla storia dello sport in Italia, che si chiude su questo. Insomma, oggi è molto più semplice per il tifoso maschio identificarsi nella campionessa. Quindi se vediamo i social è proprio un aspetto evidente, insomma. Si citava prima la Pellegrini, una delle campionesse, diciamo così, italiane che ha più seguaci su Instagram è Dorothea Wierer, che forse nessuno conosce, ma è una campionessa olimpica e mondiale di biathlon, uno sport minore. Quindi, come dire, i social sono anche uno strumento di consumo, ma possono consentire la conoscenza anche degli sport minori, quindi è un fenomeno che andrebbe studiato. No, io chiudo su un'ultima cosa, chiedendo a Stefano e poi dopo a Marchesini se riusciamo, diciamo così, a recuperarli. Ma ero appuntato, c'è un capitolo del libro che si intitola Luoghi della memoria, che è un concetto che tutti quanti, con il quale tutti quanti noi abbiamo dimestichezza, poi nella rete degli istituti, chi si occupa di storia della guerra, di storia della resistenza, insomma, è un concetto che ci è caro, da Norà a Isnenghi. È una riflessione intelligente, perché insomma, se uno va a vedere anche i lavori di questi grandissimi storici della memoria, lo sport è rimasto fuori, se uno vede insomma anche l'indice del volume, diciamo così, di Snelli, insomma. Accanto alla parrocchia, accanto alla piazza, ecco, è chiaro che se venisse fatto oggi ci vorrebbe lo stadio, accanto all'attentato a Togliatti o a Piazza Fontana ci vorrebbe Spagna 82. E una delle considerazioni che fanno gli autori del libro rispetto a questo aspetto, che andrebbe ancora scritta una storia dello sport italiano a partire dai luoghi della memoria. È una sfida, è un tema da affrontare.
La storia dello sport e lo sport in quanto tale paga e sconta una debolezza delle strutture museali, che sono le cose a cui noi pensiamo rispetto alla conservazione del passato, no? Se pensiamo ai luoghi della memoria. Però forse bisogna riflettere anche sul fatto che sono proprio i tifosi la comunità ricordante di questi luoghi della memoria, e è un aspetto su cui lavorare, no? Quando loro scrivono gli stadi diffusi nel nostro paese, i luoghi della memoria diffusi, per esempio, sono le grandi salite del ciclismo. È perché lì la comunità ricordante è fatta proprio dai tifosi che vanno, che hanno confidenza con questi luoghi, che scrivono e fanno le loro scritte, diciamo così, sulla strada, insomma. Ecco, però questo è tra i vari spunti che ci sono nel libro, una cosa che mi ha incuriosito, insomma, scrivere una storia dello sport in Italia a partire dai luoghi della memoria. Ecco, ci sono alcuni accenni che vengono fatti, si parla di personaggi, si parla di luoghi, però ecco, è un aspetto su cui lavorare ancora. È un capitolo, ma meriterebbe un libro. Io sono assolutamente d'accordo con Gianluca. È un po' comunque il discorso dello sport femminile. Ecco, diciamo che ci troviamo di fronte a fenomeni tutto sommato nuovi, appunto, l'ultimo ventennio. Prendi il libro di Isnenghi, no? Che citavi, appunto, I luoghi della memoria. È della seconda metà degli anni 90, no? Poco prima quello di Norà, poco dopo quello di Snegli, ma proprio perché la storiografia allora, io fra l'altro avevo collaborato al libro di Snegli, ma non c'era venuto in mente di inserire proprio lo sport, perché non c'era ancora questa attenzione proprio nei confronti della storia dello sport. Per cui sicuramente lo sport femminile, sicuramente i luoghi della memoria, sicuramente i musei. I musei rispetto alla Francia, ad esempio, la Francia aveva già 50 anni fa, voglio dire, il museo dello sport al Parco dei Principi, tutto dedicato al ciclismo, adesso non voglio, a parte il fatto che era tutto, il colore predominante era il giallo, però cioè, il colore del Tour de France, però c'era, insomma, adesso è stato trasferito a Nizza, ne hanno fatto fra l'altro un museo virtuale bellissimo. In Italia si comincia, no? Hanno cominciato le squadre di calcio, c'è il museo del Ghisallo dedicato al ciclismo, molti però penso alla Juventus. Sono esperimenti che nascono e chiudono, perché puntano molto ad esempio sul merchandising, però insomma i tifosi insomma, vogliono vedere i campioni più che insomma più che la musealizzazione dei campioni e della storia della squadra. Non sta prendendo molto piede questa storia che è un discorso lungo, e sono almeno 20-30 anni che si parla appunto di conservare la memoria. C'è il Museo del Calcio a Coverciano, ci sta dedicando molta attenzione, non l'abbiamo citato, ma secondo me va citata la Società Italiana di Storia dello Sport, ecco, che sta guardando un po' più a tutto tondo, cercando anche di colmare le lacune che sono venute fuori stasera, appunto, dallo sport femminile ai luoghi della memoria. Ma sono tutti temi che meriterebbero più che un capitolo, un libro intero, insomma, soprattutto i due che sono stati citati, lo sport femminile e i luoghi della memoria. Vai Gianluca, ci potresti provare, tu che adesso ormai hai preso l'abbrivio sulla storia dello sport. Mi piace Stefano, rilancio la palla. Certo. Giustamente sono nuove. Io ho dato. Hai dato ampiamente. Non so Daniele a che punto è riuscito a reinserirsi in questa nostra conversazione, se ha seguito le ultime. Alla fine, per cui ecco, volevo aggiungere solo una cosa che forse è stata detta, il tema
ciclismo e di luoghi dello sport. Ecco, il ciclismo, a parte il ciclismo delle origini, più famoso forse e più popolare del ciclismo su strada, che si svolgeva nelle piste, nei velodromi, il ciclismo si svolge sulle strade aperte, en plein air. E il ciclismo segnala diventa un itinerario, ecco, di memoria, proprio legato alle imprese dei grandi campioni, per cui il popolo dei tifosi, il popolo del ciclismo segue e ripercorre i momenti della storia dello sport preferito proprio attraverso certi luoghi che cambiano la loro quasi natura di luoghi geografici per dare luoghi del cuore, luoghi della memoria sportiva, insomma certi passi, il passo del Mortirolo, la Fauniera, eccetera, nessuno sapeva che cosa fossero e dove fossero. Sono stati come così offerti all'attenzione del pubblico, ma non soltanto del pubblico sportivo. Quando il Giro d'Italia o in Francia, il Giro di Francia, hanno fatto quei passaggi lo strumento della nazionalizzazione del paese. Grazie Daniele, grazie anche per la caparbietà nel tornare in onda, perché si trova in un albergo, non l'abbiamo detto, è un collegamento difficile, ma vedo, ti ho visto determinato, ti ringraziamo anche per questo. E sì, allora vedo, insomma, il tempo è praticamente esaurito. A me resta un grande quesito: cosa è diventato, cosa sta diventando il tifo nei nostri tempi, cioè nell'era del merchandising, prima l'ha nominato Stefano Pivà, e della commercializzazione spinta. Io ho avuto un'esperienza un paio d'anni fa con mio figlio, siamo andati al museo, al Santiago Bernabéu a Madrid. Ragazzi, non si esce da lì senza aver lasciato un 100-200 euro, e la maglietta, e la foto, il fotomontaggio, e insomma è tutto veramente declinato in termini, insomma, economici. Quindi questo è credo, è una questione ovviamente attinente ai tempi in cui ci troviamo a vivere, quindi nel tempo presente. E non so, ecco, se a che punto siamo, forse, ma questo è un interrogativo che mi pongo a me stesso e pongo agli ascoltatori, ovviamente a tutti voi. E magari avremo modo di vedere e di approfondire questo aspetto. E io a questo punto veramente non posso che ringraziare tutti i partecipanti, a partire dagli autori Stefano Pivato, Daniele Marchesini, poi Francesca Tacchi e Gianluca Fulvete ci hanno aiutato a illustrare, penetrare questo libro, porre delle domande. È stata una bella chiacchierata, devo dire, insomma, chi ci ha seguito anche, immagino, ne sarà rimasto soddisfatto e ci ha dato anche degli spunti importanti sul piano della riflessione storiografica, della riflessione storica sulla storia dell'Italia e non solo dell'Italia, come abbiamo visto. Io quindi ringrazio di nuovo tutti e do appuntamento poi al prossimo incontro del giovedì del Parri, che sarà il 3 novembre. In quel caso verranno discussi due libri, che sono due curatele: il libro che ha curato Giulia Albanese sul fascismo italiano, storia e interpretazioni, e invece un altro volume che ho curato io insieme ad Andrea Di Michele, un volume in inglese, Rethinking Fascism, The Italian and German Dictatorship, quindi un ripensare il fascismo, le dittature italiana e tedesca. Questo il 3 novembre, stesso orario e stesso schermo, potremmo dire, sullo schermo del Parri alle ore 18. Grazie di nuovo a tutti e a presto. Arrivederci.